È un topos, un must dell'anno che verrà. Agendo 2018, l'agenda libro di Gesco Edizioni per i prossimi 12 mesi è dedicata al tema del viaggio. Presentata al Museo Archeologico di Napoli, come per le passate edizioni, i ricavati saranno devoluti per una finalità sociale, quest'anno per l'altra metà del cielo, gruppo appartamento della Cooperativa Sociale Etica per giovani donne con un passato difficile. Ascoltiamo Teresa Attademo, curatrice dell'agenda, insieme a Dida Palisi. Abbiamo quest'anno pensato di trattare questo tema che è il viaggio in tutte le sue caratteristiche, quindi viaggi virtuali, viaggi materiali, sempre legati poi a dei percorsi sociali e dai temi sociali. Quindi ogni racconto ha sempre anche un riferimento ad una relazione, ad una storia sociale. Il tema del viaggio contenuto nell'agenda ha spianato la strada già precedentemente avviata per la partnership con GESAC, società di gestione dell'aeroporto internazionale di Napoli, per la quale è intervenuto l'amministratore delegato Armando Brunini. Tre buoni motivi: aiutare GESCO su questa bella iniziativa, far parlare di viaggi e far quindi circolare agende che parlano di viaggi e che possono stimolare i nostri cittadini a viaggiare. Più si viaggia, più noi siamo contenti, e infine fare ancora una volta squadra insieme al MAN. Circa la collaborazione tra Gesco Sociale, GESAC e il MAN, ha parlato il direttore del museo, Paolo Giulierini. Molto importante che ci sia da una parte un gigante come la GESAC, quindi l'infrastruttura aeroportuale di Napoli, che tra l'altro ha all'interno un percorso archeologico realizzato con il MAN, appunto la GESCO che è impegnata in progetti di recupero sociale, e un museo che non ha più natura solo culturale ma anche di impegno civico. 13 gli scrittori coinvolti, ciascuno per un mese dell'anno, più una introduzione curata da Mauro Giancaspro. Per settembre, la giovane scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionai, in arte Sabrinex. Beh, la mia storia parla semplicemente di una ragazza con la passione per il tennis che, dopo aver affrontato un importante campionato, torna a casa un po' distrutta. E in questo viaggio di ritorno in aereo incontra questo ragazzo, quasi un uomo, che insieme discutono un po' sul senso della speranza, se vale la pena magari ricominciare o lasciar tutto perdere. E proprio dopo essere scesa da questo aereo e aver rivisto la mamma, si volta un secondo e vede lo stesso ragazzo su una sedia a rotelle. Magari già da lì inizia a pensare, io che magari mi sono così tanto lamentata, scoraggiata per un fallimento, senza pensare che magari la più grande vittoria è essere ancora qui, avere un'altra possibilità.